Contrada 2018 ritorna la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada della piazza, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Eccoci qua, anche quest'anno il gruppo della piazza, ci siamo trovati tutti insieme, la location è sempre la stessa, grazie alla signora Serafina e tutto il nostro, i 90 anni qua in prima fila. 95. E oggi è il suo compleanno. E oggi è anche il suo compleanno, tra le altre cose, quindi faremo festa doppia. Il piatto che vi proponiamo quest'anno sono le polpette di cinghiale servite con purè di patate e fagiolini saltati con la pancetta. Adesso il nostro chef Simone vi accompagnerà e vi spiegherà nel dettaglio il nostro piatto. Vi ringraziamo, votateci tutti! Ragazzi! Questa è una mia idea nata da una ricetta che aveva fatto mia nonna, la Romilda, tanti anni fa, quando cucinava ancora per me e mio fratello. Una polpetta di carne di cinghiale, lei magari non lo faceva con il cinghiale, faceva con la carne lessa. Io ho voluto rivisitarla facendola con carne di cinghiale maserata, che quindi questa carne ha una preparazione un po' particolare, diversa dal solito che è una carne lessa, e fatta in questa maniera. Io preparo uno spezzatino di carne che viene tagliato e filato con qualche piccola parte di grasso, di lardo all'interno, perché la carne è molto magra e tende ad essere molto stopposa. La prepariamo con delle patate, vengono messe delle cipolle, delle mele, alloro, pepe bianco, dopodiché all'interno ci mettiamo dell'aceto di mela, sempre la mela perché la mela è un prodotto dolce. Nello stesso tempo il frutto tira via l'acidità e il cattivo gusto che potrebbe avere la carne, quel gusto come chiamiamo noi da freschino nel nostro dialetto. E la lasciamo in masera così, con dell'aceto bianco, del vino, e sta per più di 24 ore in masera e prende questi profumi. Il procedimento successivo qual è? Si tirano fuori tutti i pezzettini di carne e vengono tra virgolette asciugati o leggermente strizzati e eliminato il gusto. E si fa lo spezzatino con un brodo di carne, quindi un brodo di misto pollo e manzo, gallina e manzo, scusate, e si fa una cottura di due ore di questa carne iniziale, si lascia dopo riposare sempre a fuoco minimo, si fa riposare per un giorno intero, il giorno successivo si riprende in cottura per un'altra ora. La carne, appunto, essendo morbida, noi cosa facciamo? Iniziamo a fare un taglio al coltello del prodotto proprio per renderla pronta. Questa è la prima fase che io faccio di questo tipo di lavorazione. Come notate anche all'interno c'è qualche parte di grasso, che è proprio del lardo, che aggiungo nella fase di cottura proprio per rendere questo prodotto morbido e non stopposo. Le tre ore di cottura sono fatte proprio per ammorbidirla e quindi spezzettate, perché le prime due ore, come ho detto, dopo sta a riposo. Qua noi dopo andremo ad aggiungerci del prezzemolo, dell'aglio, il fondo di cottura che avevamo preparato, lo stufato della carne. Recuperiamo le carote, la mela che abbiamo all'interno, ovviamente leviamo l'alloro, le carote, la mela e la cipolla, e con il sugo che ne è venuto fuori perché aggiungendo il brodo si è creato appunto questo sughetto, lo facciamo a mixer e andiamo a creare un fondo di cottura che è abbastanza buono. Quindi da queste tutte fasi che abbiamo passato, quindi un procedimento abbastanza lungo, io ho creato un impasto, le famose polpette tra virgolette lesse, chiamiamolo così anche se non lo sono. Noi prendiamo e qua andiamo alla creazione della polpetta, che presumo tutti sappiamo farlo, almeno la grossa parte delle nonne ci hanno insegnato a farle le polpette. Messiamo sul pane grattato. Una raccomandazione che magari faccio io, principalmente l'impasto deve essere da frigo, freddo, non temperatura ambiente, perché sennò tende a sfaldarsi facilmente. Difatti deve essere anche abbastanza veloce fare la lavorazione per preparazione delle polpette.
Questo polpette poi lo accompagneremo, come abbiamo detto all'inizio, con dei fagiolini con lardo, quindi non pancetta, un lardo, quindi è abbastanza grosso che sta tagliando qua Alberto per noi oggi. E un purè, vabbè, di patate ovviamente, che viene preparato con della panna, del burro e noce moscata, quindi renderlo morbido e profumato allo stesso tempo. Il cinghiale della piazza, essendo in fondo, è l'unico cinghiale che ci hanno lasciato le nostre amiche contrade. Loro sono più cacciatrici, noi più a valle. Noi abbiamo un'altalina solo. L'unico cinghiale che ci hanno lasciato, che è venuto giù, l'abbiamo fatto così. Noi siamo i cacciatori della piazza. Volevo solo dire quello, perché loro lassù ne hanno di più. Se ci avessero ancora corpo, noi saremmo qua. Ecco, grazie. Adesso Alberto, vabbè, mette l'olio. Purè, vabbè, un purè appunto fatto con, come vi ho detto prima, con una base di panna, noce moscata e burro, patate nostre, ovviamente di Mies, guai se mancassero queste. Sì. Vorrei una considerazione sua: il purè che diceva prima il mio chef, fatto con le patate, una precisazione, sono di Migliessi, ma della piazza di Migliessi, quindi siamo sempre in piazza. I fagiolini, questi vengono dall'orto della signora Afra, una signora che è qua con noi quest'oggi, e anche questo è un piatto classico per noi di Siracusa, farli con cipolla e lardo. In prima fase di cottura un goccio d'olio, la cipolla e il lardo butta fuori il suo grasso e i fagiolini vengono saltati insieme con un pizzico di sale, magari un po' di pepe. Sì, beh, adesso metto a friggere le polpette, l'olio è abbastanza bollente, si vede quando cade giù, stare molto attenti ovviamente in frittura, non staranno dentro tanto queste polpette. 30 secondi al massimo. Questo è il fondo di cottura che abbiamo quando abbiamo cucinato la carne inizialmente, quindi quando abbiamo stufato la carne lo mettiamo sotto le due polpettine per presentarlo appunto. Prendo le polpette così, come presentazione, dopodiché contorneremo con un po' dei famosi fagiolini appunto con lardo. E il lardo non deve mancare, mi raccomando, una cipollina e un po' di purè. Ecco qua, sono pronte le nostre polpettine di cinghiale accompagnate con i fagiolini, con il lardo e il purè di patate. Buon appetito! Polpetta è una roba più buona, non l'ho mai mangiata. Allora ragazzi, a tutti insieme, e viva la piazza! Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Siracusa, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.